La stima, soltanto questa tassa qui inciderà sul bilancio per 25 miliardi di dollari, sono 25 miliardi di dollari di entrate in meno. Perché noi abbiamo tutti gli sgravi, no? Sì, e poi in compenso aumentano anche gli sgravi e fanno degli sgravi fiscali, attenzione, sui redditi, questa è una cosa un po' lunga da dire ma è importante da vedere. Sgravi fiscali sui redditi prodotti all'estero da multinazionali finanziarie, ossia cioè dove c'è il trasferimento di plusvalore dal sud al nord del mondo, loro si appropriano del plusvalore del terzo mondo e non ci pagano manco le tasse. Cioè, la stima di questi sgravi, lavorare i bambini di 3 anni a costruire palloni, sono le multinazionali finanziarie, non le manifatture, sono addirittura quelli che vanno a fare speculazioni sull'estero. La stima di questi sgravi qui, 21 miliardi di dollari il valore di questi sgravi. Quello che resta, e non è poi granché alla fine, sono rimborsi delle tasse sui redditi più bassi. I redditi più bassi avranno uno sgravio di tasse di ben 300 dollari a nucleo familiare, e sussidi di disoccupazione che sicuramente saranno molto gettonati nei prossimi mesi, e assistenza sanitaria, che esercito della salvezza, nuovo impulso, l'ultimo aspetto che è importante, un nuovo impulso al processo di concentrazione di capitali probabilmente, nel senso che anche questo sarà una conseguenza degli attentati, in due sensi, perché la crisi farà fallire molte aziende, quella precedente più che quella dell'11 di settembre. Manca per un altro motivo, perché l'antitrust americano ha annunciato che sarà molto più flessibile sulle fusioni e acquisizioni, cioè sostanzialmente consentirà di effettuare anche fusioni tra imprese che portano a una posizione di semi-monopolio nel mercato di riferimento, perché allargare i vincoli su questo significa loro hanno, c'è un tetto, non devi superare una determinata cifra del mercato interno, se no non ti facciamo fare la fusione. Allenti quello, chiaramente apri il varco al monopolio, insomma. Alla faccia di tutto quello che hanno detto in tutti questi anni sul fatto che i consumatori sono, il monopolio va contro i consumatori, eccetera. Appena c'è un fiato di crisi, i consumatori e la loro benedetta sovranità vanno dove devono andare, giustamente. Tra i settori che si considera avranno questo processo, subiranno questo processo, sono ovviamente quelli delle linee aeree, penso ne rimarranno 3 in tutti gli Stati Uniti. E i settori però anche dei servizi finanziari, cioè le banche, che hanno già avuto un processo di concentrazione molto forte negli Stati Uniti, e delle comunicazioni. Ora, io praticamente sto dicendo in questo modo, esplicitiamo il ragionamento, che l'attentato dell'11 dicembre, visto da un certo punto, dell'11 settembre, da un certo punto di vista ha ridato fiato all'economia americana. Ora, questa, la cosa interessante è che questa non è una cosa che si dice soltanto in ristretti circoli di anti-americani. Questa cosa io l'ho trovata oggi su un'agenzia, sul report di una banca di investimenti italiana, che è italiana anche se ha un nome allucinante, che si chiama Abax Bank, che il titolo dell'agenzia è questo: Abax Bank, borsa Abax Bank, senza l'11 settembre mercati più deboli. Scusa? E allora leggiamo: senza l'11 settembre i mercati finanziari sarebbero oggi in una situazione di grande, senza l'11 settembre, sarebbe una situazione di grande logoramento psicologico, di sfilacciamento lento, di speranza zero, una sindrome di tipo giapponese con indice azionario al di sotto dei livelli attuali. E questo è il paradosso descritto da un'analisi di Tizio, di Abax Bank, secondo cui inoltre, e questa è la cosa più interessante, il gap tra l'andamento prevedibile per il 2002 e quello che avremmo avuto senza le Twin Towers è destinato a crescere, cioè oggi è meglio di come sarebbe stato, ma nel 2002 sarà ancora meglio di come sarebbe stato. Il motivo è, secondo l'analista, infatti le misure prese all'indomani degli attentati, taglio dei tassi, politiche fiscali, misure di sostegno alle industrie, non l'ha detto, ma licenziamenti anche, erano già state decise, ma sarebbero state prese gradualmente alla spicciolata con riluttanza e in extremis.
non devo vendere. Ecco, questo, perciò voglio dire, ecco, se andate a dire che questa cosa qua ha giovato alla fine all'economia, siete in pessima compagnia, perché lo dicono pure che sta. Il messaggio però, attenzione, il problema qual è? È che la crisi comunque non è finita, cioè andrebbe, va meglio di come sarebbe andata probabilmente secondo questo signore, però non è finita. Ci sono poi tutti gli altri fronti. Si divacchia un po' la giornata, Ci sono gli altri fronti che sono diplomazia e consenso internazionale. Abbiamo visto prima l'isolamento degli USA, vabbè, è inutile dire, no? Recupero degli USA sul piano diplomatico, usciti dall'isolamento, sono riusciti a ricucire sia con Russia sia con Cina, che hanno problemi con gli islamisti pure loro in quella zona. Gli alleati europei sono stati forzati a un'interpretazione totalmente delirante dell'articolo 5 del trattato NATO, e questo lo sappiamo, che li ha spinti a condividere con gli Stati Uniti il fatto di schierarsi con loro come se fossero stati colpiti da una guerra, diventando automaticamente, simpaticamente, cioè riducendo il rischio per gli americani, perché si diversifica a sto punto, no? Per cui le bombe te le tirano pure qua, insomma. Però la cosa più interessante non è questa, è il fatto che dopo aver chiesto l'approvazione della NATO, e la NATO che dice noi e i nostri soldati, no? Come ha detto D'Alema per il Kosovo, D'Alema una volta ha detto una cosa fantastica proprio nelle ultime settimane, ha detto: io ho avuto il coraggio durante la guerra del Kosovo di mettere a repentaglio la vita dei nostri soldati, cioè no, la mia e la dei nostri soldati. Allora, tutti a prestare il petto al nemico, il petto altrui ovviamente. Dopo questo però, dopo questo schieramento, questa blindatura, dopo questa roba qua, esatto, l'armiamoci partito classico, che ha consentito a alcuni giornali italiani di fare dei titoli fantastici, perché il 13 settembre il Sole 24 Ore ha 8 colonne: l'Europa in guerra con gli Stati Uniti, contro chi? Chi gli ha dichiarata? Non sai che dire. Dopo tutta questa chiamata qua alle armi, l'attacco non l'ha fatto la NATO, l'attacco l'hanno fatto gli Stati Uniti e l'Inghilterra. Non è passata da nessun Consiglio Atlantico la decisione, né sull'attacco né sulle modalità. E di questa campagna non sa assolutamente niente nessuno tranne Bush e Blair. Per cui la NATO prima è stata chiamata a condividere la situazione e poi pure lei è stata messa garbatamente da parte. Il consenso internazionale, ovviamente il consenso internazionale, no, non qua dentro ovviamente, ma in generale, nei confronti degli Stati Uniti l'opinione pubblica ha reagito ovviamente con grande solidarietà, almeno nei paesi che non avevano avuto problemi superiori a quelli che hanno avuto gli Stati Uniti quel giorno. Questo però è quella cosa interessante, che non è stato uno spontaneo moto di compassione, diciamo, è stata una campagna orchestrata dai media in buona parte. Ecco, qui vi do qualche dato che può essere utile forse anche utilizzare. Il 12 settembre, cioè a caldo, subito dopo l'attentato, il giorno dopo, la maggioranza degli italiani si dichiarava contraria ad un intervento militare a favore, assieme, a fianco degli Stati Uniti. Due settimane dopo era al contrario. La cosa è interessante, perché se tutto nasce dalla compassione, dal sentirsi solidali, naturale, no? Dal naturale sentire umano, doveva essere contrario. Evidentemente in queste due settimane c'è stato qualcosa, questo qualcosa è i soldatini di Bruno Vespa, le cazzate della Fallaci, insomma, e tutta una serie di cose che hanno combinato, che hanno preparato, costituito. La cosa interessante però è che questo non è un fenomeno solo italiano, è un fenomeno che riguarda i tedeschi. I tedeschi, il 14 settembre c'è stato un sondaggio organizzato dal canale televisivo statale ZDF, interessantissimo, il 57% dei tedeschi erano contrari a fornire sostegno militare agli americani in caso di rappresaglia militare, e nella stessa percentuale, però essendo ragazzi ecumenici, erano comunque favorevoli a un blitz degli USA. Ma noi siamo sicuri della veridicità di questo dato, perché le impressioni empiriche personali sono l'esatto contrario, cioè che io il 12 constatavo proprio a morte l'Islam.